Per la gioia delle persone a cui sto antipatico, oggi sono andato a Fanhul. Andremo a visitare questa città insieme con la rete Josy per la prima volta in assoluto. La città non sembra particolarmente interessante, alcuni palazzi, come potete vedere sto andando in una direzione del tutto casuale, però insomma questa atmosfera, questo clima di pioggia si addice perfettamente a questa città. Sto per arrivare vicino a delle persone. Ah, ridono, sembrano gentili. No, non sembra che ci sia tanto da vedere qui. Un parco, un tavolo da ping pong, niente di speciale finora. Ho cambiato direzione perché dall'altra parte non c'era niente e sembra una città abbastanza triste, con la pioggia ancora di più. La signora ha preso in mano il cane. Neanche la giornata ideale per andare a passeggio col proprio cane. Intanto mi sto dirigendo ancora in un'altra direzione perché prima stavo andando di là, non c'era niente. Sono andato dall'altra parte, non c'era niente. Adesso ritorno e probabilmente non ci sarà niente neanche di qua. Allora, però va detto che le strade sono in ordine, pulite, poca sporcizia, quasi niente, e sono curate, intere, diciamo. Ecco, una cosa interessante è un campo da calcio, credo, ce ne sono quei pilastri delle luci, non si riesce a vedere adesso, però dietro quei cespugli probabilmente è nascosto un grande campo da calcio. Non mi sbagliavo, c'è davvero un bel campo di calcio, guardate un po'. C'è anche il commissario tecnico seduto su questi gradini, concentratissimo, starà ascoltando probabilmente qualche suggerimento dai suoi assistenti. Guardate che azione, pazzesco! Alle mie spalle c'è un istituto bilingue, quindi segno che c'è vita anche a Fanhul. Quindi credo di aver trovato la direzione giusta, quella in cui c'è la vera vita di questa città. Infatti qua già le macchine, i bar, comincia a sentirsi quell'atmosfera proprio calda. E non è raro vedere anche famiglie felici che passeggiano per la città qui in questa domenica. Però qui sembrava esserci vita in realtà di nuovo deserto, quindi il bilancio di questa piccola città in questa piccola visita che ho fatto è un po' triste. Macchine che vanno probabilmente in altre direzioni, quindi passano di qui per andare altrove. Persone che passeggiano col proprio cane, sì. Giornata di pioggia, forse anche colpa di quello, però no, non vale la pena. Quindi ragazzi, vi saluto insieme ai miei tre amici che ho appena trovato in questa che è stata, accidenti, parte anche l'allarme, in quella che è stata una delle esperienze più tristi di rete Josy. Grazie per essere stati con me e ci vediamo presto, ciao.